Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Da un breve sondaggio che ho condotto su un vasto campione di italiani è risultato che utilizziamo la parola bello o bella almeno 232 volte al giorno. Ehi tu! Sì, proprio tu! Ti ho visto, sai? So che pensi di essere l'eccezione, ma ammetti l'evidenza. Anche tu, quando ti viene detto qualcosa di interessante o vuoi esprimere entusiasmo o gioia per qualcosa, dici bello, non è così? Andiamo al cinema? Sì, bello! Domani è festa! Bello! Ho sentito che quel famoso attore viene in città domani! Che bello! Sono tipiche cose che diresti, vero? Dunque, come avrete potuto intuire dal titolo, in questo video ci concentreremo su quali sono le alternative a questo aggettivo per evitare di utilizzarlo sempre, quindi risultare ripetitivi e monotoni e iniziare a parlare italiano un pochino meglio, in maniera più naturale. Bene, cominciamo subito perché, che ci crediate o no, ci sono davvero tante belle alternative da imparare. Innanzitutto è doveroso fare una suddivisione tra parole o espressioni che esprimono entusiasmo e stupore per qualcosa di inaspettato o interessante e parole o espressioni che esprimono entusiasmo e stupore per un invito, una proposta, un'idea. Le prime saranno in blu, le seconde in rosso. La prima alternativa, che sicuramente molti di voi già conosceranno, è accidenti. Questa alternativa esprime un grado di stupore ed entusiasmo estremamente alti. Ho ottenuto una promozione al lavoro, mi trasferisco a Tokyo. Accidenti, bisogna festeggiare allora. A seguire troviamo non mi dire. Mi raccomando però, non fatevi ingannare. Questo non è un imperativo per dirvi di smettere di parlare, bensì un'esclamazione per esprimere stupore ed entusiasmo per qualcosa di incredibile. Loredana si sposa giovedì. Non mi dire, pensavo che sarebbe rimasta single a vita. Con un significato molto simile abbiamo anche non ci credo. Sono appena tornato da un giro intorno al mondo. Non ci credo. E quanto tempo sei stato via? Ma veramente? Sul serio? Queste sono ovviamente delle domande retoriche, nel senso che sappiamo benissimo che il nostro interlocutore ci risponderà sempre con un sì, è vero. Ma le usiamo ugualmente per sottolineare che siamo stupiti ed entusiasti. Mi sono laureato in medicina. Ma veramente? Pensavo ti impressionasse il sangue. Sì, è vero, ma la mia ambizione ha avuto la meglio sulle mie paure. La prossima alternativa sulla lista è che notizia. Indica che quanto ci è stato detto ha suscitato in noi notevole interesse ed entusiasmo. Sono stato invitato a un evento esclusivo a bordo di uno yacht. Che notizia! E cosa hai fatto per ricevere questo invito così importante? In questo senso possiamo anche menzionare e chi se lo aspettava. Luigi ha avuto due bambini con la sua nuova compagna. E chi se lo aspettava? Pensavamo tutti che fosse sterile. Invece, tra le alternative per esprimere entusiasmo e stupore per un'idea, una proposta o un invito, troviamo... Evviva! Questa esclamazione è usata principalmente per esultare, talvolta può anche essere seguita dal nome che vogliamo enfatizzare. Oggi abbiamo deciso di andare a mangiare della frittura di pesce al ristorante di zio. Sì, evviva! E poi mangeremo anche un bel gelato. Evviva il gelato! Un'altra alternativa è non vedo l'ora, che significa sono impaziente perché sto già pensando al momento... Allora, in cui accadrà quella cosa? Sabato è il mio compleanno. Sei invitata alla mia festa esclusiva in riva al mare. Non vedo l'ora, ci sarò. Chiaramente non possiamo dimenticarci di menzionare sono elettrizzato o elettrizzata. Questa sera hai l'appuntamento romantico con quella ragazza di cui mi hai parlato qualche giorno fa, non è vero? Sì, andremo a mangiare sushi. Sono elettrizzato. Espressione del giorno.
Anche l'occhio vuole la sua parte. Questa espressione è usata dagli italiani per lasciare intendere che l'aspetto interiore e le proprie capacità sono importanti, ma bisogna anche fare attenzione al lato estetico. Non dovresti andare in tuta al tuo prossimo colloquio di lavoro. Perché no? Non devono valutarmi per quello che indosso, ma per quello che so fare. Sì, ma non dimenticare che anche l'occhio vuole la sua parte. Espressione del giorno bonus. Altezza, mezza, bellezza. Questa espressione è usata dagli italiani per dire che se si è alti, si è già abbastanza belli. Giacomo è alto 2 metri. Sì, ma non ha un bel viso. Però altezza, mezza bellezza. Bene, dopo tutta questa carrellata di alternative a bello o bella che potete utilizzare in qualsiasi contesto, vediamo invece alcune alternative riservate soltanto agli ambiti più informali. Tra le alternative più usate tra i giovani in contesti informali per esprimere entusiasmo tanto per qualcosa di inaspettato quanto per una proposta, abbiamo bestiale. Bestiale! La tua casa è fantastica, non ho mai visto tanta ricchezza in un solo appartamento. Sono una patita del lusso. Un'altra alternativa che si sta diffondendo tantissimo negli ultimi tempi è top. Guarda, sono riuscito a procurarmi 2 biglietti per il concerto di Jovanotti. Top, non vedo l'ora di andarci. Tra le alternative in uso tra i giovani, specialmente tra le ragazze, troviamo anche adoro, diventata popolare soprattutto grazie alla canzone di Miss Keta. Ieri sera sono uscito con una tipa ricchissima, è venuta a prendermi con una Ferrari. Adoro! Poi, vabbè, chiaramente abbiamo anche la classica parolaccia italiana, che sta sempre bene con tutto, un po' come il colore nero. Quel ragazzo che a scuola era sempre vittima di bullismo, ora è diventato un manager di successo. Cazzo, sono davvero molto felice per lui. Muoio, sto male. Per quanto queste alternative possano sembrare spiacevoli, in realtà le utilizziamo quando quello che vediamo o sentiamo è così divertente e o interessante che ridiamo o siamo entusiasti tanto da star male, quasi da morire. Mentre stavo entrando nel locale, sono inciampata con i tacchi e sono caduta per le scale. Ho fatto una figura di merda che tutti ricorderanno. Sto male, ma immagino che ora tu stia piena di lividi, no? Un po', ma sai che ora tutti sanno chi sono? Muoio, sei diventata quella che è caduta per le scale in discoteca. Infine, tra le alternative informali troviamo bomba. Ho comprato il nuovo MacBook Pro. Bomba! Ah, a proposito di parole ed espressioni colloquiali ed informali, avete già guardato il nostro video sullo slang italiano? Se non lo avete fatto, correte a guardarlo. È imperdibile per parlare italiano in maniera naturale, proprio come noi facciamo. Come sempre il link è qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece volete tutte le nostre lezioni con tanto di esercizi, potete andare direttamente sul nostro sito ufficiale www.lernamo.com. Oppure, se non ne avete ancora abbastanza di Lernamo, potete seguirci anche su Instagram, su Facebook e su Twitter, dove ci sono tanti altri contenuti interessanti. Potete trovare il link ancora una volta nella descrizione o vi basterà cercare Lernamo. Ci vediamo prestissimo. Ciao!